Ma tu, Signore, fa di me la terra buona, tu coltivami e semina nel cuore la parola, Signore. Oggi la Chiesa non celebra il mistero dell'Eucaristia. Oggi e domani sono i giorni dove la Chiesa si ferma, sosta, per meditare il mistero che celebra, per entrare profondamente nel cuore della salvezza. Lo abbiamo ascoltato la Domenica delle Palme. Era Marco che ci raccontava il grande evento della Passione. Ogni anno, il Venerdì Santo, ce lo racconta Giovanni. L'evangelista del messaggio più bello della lieta notizia del Vangelo. La luce è venuta nel mondo, ma le tenebre non l'hanno vinta. Giovanni è colui che contempla l'agnello immolato sulla croce, ritto in piedi, sgozzato ma risorto e glorioso. Giovanni che sottolinea l'ora della gloria e della salvezza del mondo. Giovanni è colui che ancora vede nel costato di Cristo uscire e nascere l'umanità in quel fiume d'amore, vedendo Giovanni uscire dal suo costato sangue ed acqua. Ed è bello entrare in questo racconto e meditare, perché la passione non è la misura del dolore. No. Non è lo spettacolo del dolore, come purtroppo dobbiamo dire in questo pomeriggio in tante culture si fa, o come si fa nei nostri funerali, o come si fa in televisione, dove il dolore diventa spettacolo. E anche Gesù, quando è morto, era un bel spettacolo. Sì, ma non è questo. Non è questa la misura per guardare la croce. No, perché chi c'è salito non l'ha guardata così. E se non l'ha guardata lui, non abbiamo nessun diritto di guardarla noi. Gesù sulla croce vince il male. Allora mi piace un'espressione. E qual è? Il dramma della croce sono i chiodi, la sofferenza, le flagellazioni? No, mi piace un'espressione. Un Dio che muore solo come un cane. Oggi non vale, no, proprio non ci sta, perché forse i cani sono più rispettati degli uomini. Un Dio che muore solo. Il dramma della croce è la solitudine di ieri, di oggi, forse di sempre. Un Dio che, nonostante solo, nell'orto degli olivi grida e con forza proclama la bella notizia del Vangelo: Padre, si compi la tua volontà. E quella è la volontà del Padre, quella di amarci fino in fondo e per sempre, di essere amore, perché Dio non può rinnegare se stesso. Dio è amore, lo è fino in fondo. Mi piace un film che si intitola Jesus, dove nelle tentazioni appare questo diavolo in forma di uomo e dice a Gesù: perché muori? E gli fa vedere nel futuro le crociate, gli fa vedere i drammi della Chiesa, gli scandali. Perché lo fai? Se proprio quelli uccideranno il nome tuo, se proprio questi... Non ti capirà nessuno, Gesù. Non ti comprenderà nessuno. Perché? La cambiamo la domanda? Perché devi credere nell'amore se nessuno ci crede? Perché devi fare il tuo dovere ogni giorno e credere nelle cose belle della vita
se nessuno in fondo le fa? Perché tu, padre Mario, devi essere sacerdote come dice Gesù, anche se tutti gli altri preti fanno diversamente? Perché lo fai? Sei cretino? Sei stupido? Perché? Perché devi rinunciare al denaro? Perché devi rinunciare all'onore, alla ricchezza? Ma sei solo? Perché nessuno fa così. Perché nel mondo hanno la meglio chi frega, chi impone se stesso. Dunque sono domande di 2000 anni fa o sono le domande di sempre? E Gesù non vince questa tentazione. I suoi hanno avuto paura, anche Pietro che gli aveva detto: Signore, non ti rinnegherò mai. Giuda, chissà quanto Gesù l'aveva amato in quei 3 anni. E forse si è giocato anche quell'ultimo boccone, non c'è riuscito. Quanto Gesù si sente deluso e solo, perché dopo 3 anni, donando la sua vita, la sua parola, aveva guarito, aveva parlato, aveva... E poi tutti se ne sono andati, tutti. Perché la pelle mia è più vicina di quella dell'altro, anche di quella di Dio. Questo è il dramma cristiano. E noi che oggi siamo qua, siamo figli di questo mondo. Forse amiamo dire che una volta era meglio e oggi era peggio, ma io vi dico che è sempre quello. Forse perché ieri è passato e oggi ci sembra sempre peggio, ma è qui, siamo noi, siamo questi protagonisti oggi del Venerdì Santo. Siamo tutti qua, non manca nessuno, quelli in chiesa e anche quelli per le strade, indifferenti. Forse in questo paese stanno andando ad andare al concime alle galline, forse se ne hanno più, forse altri siamo qua, ma siamo gli stessi protagonisti, attaccati alla nostra pelle, alla nostra umanità. E allora il dramma della croce non è il dramma della sofferenza, è il dramma di un Dio che ama questo uomo e in cambio che cosa riceve? Ingratitudine e disprezzo. E allora qui io mi fermerei molto in questo Venerdì Santo. Oh Gesù, quanto sono vigliacco. Oh Gesù, ti dico tante volte di amarti, ma poi alla fine sono fragile. Oh Gesù, veramente fammi provare l'ebbrezza di poter, come te nell'orto degli ulivi, sia fatta la tua volontà. Fammi scommettere su di te. Chi vuol venire dietro di me? Non tenuate voi. Non capì niente, eh? Dice Giuseppe, prenda. Ma più che prenda, prima c'è un altro verbo. Rinnega te stesso. Questo è più difficile. Rinnegare noi stessi. Rinnegare noi stessi. Mettere da parte la nostra pelle. Ci vuole un grande fegato. Ci vuole un grande fegato. Non è facile. Cioè, io il Vangelo lo prendo sul serio, non so se voi lo riuscite a meno prenderlo, non viverlo, prenderlo sul serio. Il Vangelo è una parola forte. Non fa sconti. Gli sconti li troveremo dopo Pasqua, per le uova di Pasqua sì, li troveremo gli sconti. Ecco, gli sconti li troviamo, ma il Vangelo non ne fa sconti. Se vuoi seguire Gesù devi rinnegare te stesso. Devi scommettere su di Lui. Sì, ma nostro sì, ma non c'è. Sì e basta. Sì e basta. Sì, ma nel lavoro io devo portare lo stipendio a casa. No, sì, basta, devi essere forte nel Vangelo. Sì, ma nella Chiesa io devo imporre me stesso. No, sì, basta, non,
però dobbiamo bere il calice amaro dell'ingratitudine, il calice amaro dell'abbandono, il calice amaro di salire con lui sulla croce, e avremo lì ancora quell'uomo bello del film di Jesus che ci dirà: scendi dalla croce. Fino all'ultimo momento della vita ci dirà che forse abbiamo sbagliato tutto. Ma chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso. E allora non voglio parlare a lungo, anche perché se non rompe il silenzio di questa giornata dove sta parlando il vento, anche no? Lo scirocco. Ma mi piace Giovanni, almeno uno ce l'ha fatta. Uno, ecco, uno l'ha seguito. E io gli vorrei dire a Giovanni: chi ti ha dato la forza di arrivare sotto la croce? Io una risposta me la do. Vediamo se ve la date anche voi. Cosa ha dato a Giovanni la forza di arrivare fino in fondo? Vediamo se è la mia stessa risposta. Sì, senz'altro. E anche Gesù gliel'ha regalata. Ma io mi sono dato un'altra risposta. Vediamo, non abbiate paura. Tanto non ci sono i romani che vogliono ucciderci oggi. Ecco, vediamo un'altra risposta, vediamo, no? L'amore per Gesù, però c'è un passo nel Vangelo. L'abbiamo ascoltato anche in questi giorni, che Giovanni si appoggia sul petto di Gesù, sul suo cuore. Sta cosa quasi lo invidia Giovanni. Ha sentito i suoi battiti, ha sentito il suo cuore, ha sentito scorrere la vita divina. Giovanni l'ha sentito perché ha avuto il coraggio di appoggiarsi in quel cuore. Tanto che l'ha scritto, tanto che l'hanno sottolineato. Appoggiamoci a quel cuore, troveremo la forza. Ecco, cristiani, qual è il messaggio che vorrei lasciarvi oggi. Siate intimi con Gesù, non lasciatelo mai, mai. Faremo cose grandi, Gesù ce l'ha detto: io vi darò la forza di salire con me in questo mondo, di camminare controcorrente, vi darò la forza di trasfigurare la sofferenza, di trasfigurare le vostre croci. E dov'è il segreto? Appoggiati al cuore di Gesù, appoggiati, senti i suoi battiti, amalo con tutto il cuore. E allora c'è quello che sentirai ancora. Gesù ti dirà: ecco, perché quel cuore l'ha plasmato lei. Maria ha generato Cristo. Non sei stato un contenitore di Cristo, Maria. Maria ha dato a Dio la sua carne, ha dato la nostra umanità. Maria ha dato a Dio le viscere di questa umanità, il sangue di questa umanità. Chi ancora profondamente ha sentito il battito di Dio se non lei? A chi poteva darla Gesù? A chi la vuole dare Gesù? Ecco, allora Maria, portiamocela nel cuore. E allora sì, saliremo anche noi sulla croce e saremo la misura per il mondo. Ecco ancora un messaggio: la croce non è disgrazia, le malattie non sono disgrazia. Riporta ancora il messaggio della domenica, che tutta la nostra vita messa in Lui viene trasfigurata di luce. Ecco come, poggiati al petto di Gesù, sappiamo fare già domani. Lo canteremo domani notte: felice colpa che meritò un così grande Redentore, felice tante volte le nostre disgrazie. Ma che dice Padre Mario? Felice. Può essere mai felice un tumore? Può essere mai felice un grande dolore? Sì. Questo è salire sulla croce sentendo il cuore di Giovanni,
che ha sentito Giovanni del cuore di Gesù. Ecco Maria, ecco il nostro cammino di chiesa, altro che barette, altro che spettacoli del dolore. Cristiani, alziamoci e seguiamo Gesù, perché non camminiamo verso la morte, ma trasfiguriamo la morte e rinnoviamo la vita. E vedete che, come dice Don Tonino Bello, e mi piace questa espressione, è una collocazione provvisoria, non c'è nessun parcheggio residenziale sul Tabor, e un minuto di più è un abuso delimitato. Oltre, trasfiguriamo e vinciamo. Ma amate Gesù, amatelo con tutto il cuore, dice lo Shema Israel, con tutta la mente, usala sta testa, e con tutta la tua forza. Amalo il Signore, cercalo ogni giorno, parla con Lui, donagli il tuo cuore e porta Maria a casa tua, che lei custodiva ogni giorno la sua parola e la meditava nel suo cuore. E se il seme della croce cade sul terreno buono, porta frutto. Bello, grazie Gesù stasera. Allora non vogliamo fare come le pie donne che piangono, no, tanto avremo tante lacrime ancora da buttare nella vita, proprio stasera non le sentiamo, non nascono, poi nasceranno da soli domani, fra poco, chissà. No, non vogliamo fare come le pie donne, non vogliamo fare come come quelli che un po' ora sono, meno male che sono caduti di moda, quelli che venivano pagati per piangere ai funerali, eh? C'era sta situazione qua? Ecco, no, ecco. Ma ci raccontano, cioè, non vogliamo fare neanche questo, anche perché qui pagati non siamo nessuno oggi, dunque, ecco, no. Vogliamo dirti una cosa, Gesù, vogliamo essere come il Cireneo, che tante volte spingici tu con forza a portare questo amore, questo tuo amore, questa tua croce. Ma oggi vogliamo lodarti, vogliamo dirti una parola sola che forse ha più senso, Gesù. Grazie, grazie del tuo amore. Grazie, grazie. Solamente grazie. È poco, Gesù. Ma che cosa possiamo dirti? Ti amiamo? Siamo dei bugiardi. Ti seguiremo dovunque andrai? Meglio no, perché sennò i galli cominciano a cantare. Ti diremo, Gesù, che faremo cose grandi per te? No. Ti diciamo solo grazie, grazie. Una preghierina piccola piccola, Gesù, ma forse grande, che non ci capiti nella vita di vivere senza di te. Un'altra preghierina me la suggerisce il buon ladrone accanto alla croce. La facciamo insieme? E diciamolo insieme, ricordati di me quando sei paradiso. Ma come già è, sì, ricordati di me. Bello, lo diciamo a Gesù con tutto il cuore, se no non ci crede. Ricordati di me, Signore, sempre, non mi abbandonare mai. E quando chiuderò gli occhi a questa vita, possa godere con te per sempre il tuo amore per l'eternità. Grazie, croce beata, grazie che mi hai salvato e redento, grazie, ti porterò nel cuore, ti porterò nella mia vita, ti porterò sempre, perché non è la misura del dolore, ma la misura del tuo immenso amore, Gesù. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore, gloria, onore, ognor ti canta. Non me la ricordo più. erano bei canti, forse una volta loda, gloria, ognor ti canta d'ogni in cuore. Bello, grazie Signore, lode e gloria a te, Signore Gesù. Ma tu, Signore, fa di me la terra buona, tu coltivami e semina nel cuore la parola, Signore.